Complice. Ragazzi, buongiorno e benvenuti in una nuova puntata del Let's Play di Horizon Forbidden West. Nel gioco ci sono 4 gare con i Ferrarieti, ne abbiamo fatte già una nel Let's Play, oggi completeremo le prossime 3 che sono abbastanza toste. Una cosa importante ragazzi, se andate su impostazioni, comandi e scendete giù a tutto, c'è questo scatto automatico cavalcando, se mettete sì, le macchine vanno direttamente veloci, è quasi vitale questa cosa qua. Parliamo con Josek e poi vi spiego mano a mano come la strategia che ho utilizzato per riuscire a vincere tutte e 3 le gare che vedremo oggi. Ti mancavamo, eh? Volevo solo salutarvi. Ha corso perfino contro uno spinamorte per divertirsi. Sarà per questo che ha una maschera? Sì, nasconde le ferite. Di cosa parlate? Denti Rossi non ha ancora provato la pista. Forse perché ha troppa paura di perdere. Un giorno la sua fortuna finirà. A quel punto dovrà mostrarmi cosa c'è sotto la maschera. Nessuno ha mai visto il suo volto. L'ultimo che ci ha provato lo ha conciato male. E se ne ricorderà per tutta la vita. È stato un bellissimo momento. Non mi importa. Conta solo quello che si fa in pista. Per ora correremo senza di lui. Josek, assicurati che abbia una macchina. Pare che questo Denti Rossi sia imbattibile. Vero, non è roba per novellini come te. Allora, sei dei nostri? Certo che siamo, gareggiamo. Cominciamo. Ragazzi, la cosa più importante è non ci dobbiamo incastrare. Perché questi ferrarieti si incastrano come se fosse niente. Qua è abbastanza larga la cosa, quindi non ci dovremmo incastrare. Poi, quando arriviamo sotto le cose da scegliere, c'è questo coso verde qui, che è la vampa, che ci fa mettere il turbo se premiamo R2. È importantissimo questa cosa qua. Poi, altra cosa importante, recupero bisogna farlo il più velocemente possibile. E appena vediamo il segnale di pericolo, dopo circa una frazione di secondo, tipo adesso, si preme quadrato, così si evita di essere storditi. Andiamo. Quelli là stanno facendo male da soli. Naturalmente prendiamo le frecce. L'unica cosa è che quando premiamo quadrato una vampa, andiamo. Quando premiamo quadrato rallentiamo un attimo, però è meglio che essere storditi. Qua la possiamo andare pure con la freccia. Non è scampo. Andiamo, manco noi. Ehi, come ti permetti? Posso dire. Siamo primi. Recupera. Pure se vi pigliate la freccia, basta che fate subito recupera, è più o meno uguale. Con quadrato perdete un poco di tempo in meno. Vai. Ce la possiamo fare. Quadrato, recupera. Questo da non è uscito. Presa! Vuoi camminare come recupera. Li diamo con la lancia, è meglio non girarsi dietro. Ok. Abbassiamo. Oh, non ci sta un altro. Abbassiamo ancora. Sono tutti quanti dietro a noi. Ok, questa ci abbassiamo. Là c'è l'Apis. Questa hanno 2 vampe, ragazzi. Adesso lo usiamo pure. Anche mentre state correndo, se vedete il simbolo esclamativo là, il simbolo di pericolo, abbassatevi. Non fa niente che perdete un po' di velocità. Però non vi stordiscono. Ok, abbiamo usato. Vai. Come adesso, per esempio. Continuiamo ad andare dritto. Qui bisogna andare sempre dritto. a volte succede che esce il simbolo dietro, ragazzi. Però bisogna andare sempre dritto. Quadrato. Ci ha preso questo. No, non ti permettere. Qua c'è un'altra vampa, usiamola adesso. Quadrato. Non c'è bisogno di memorizzare il percorso, l'importante è cercare di evitare tutti quanti gli ostacoli ogni volta.
Questo è un altro ostacolo, spostatevi. Se ci desse qualche altra vampa sarebbe meglio. Così prendiamo un attimo, eccolo qua, un'altra vampa. Prendiamo un altro po' di vantaggio. Teoricamente si potrebbe anche tagliare un po' nelle curve, però certe volte se si taglia nelle curve c'è il rischio che la prendi troppo stretta e ci incastriamo e poi dopo perdiamo. Questi stanno ancora dietro, stavolta ci è andata bene ragazzi. Li abbiamo distanziati secondo me dentro le scimmie. Vedete qui il coso dietro, non dovete andare dietro, continuate ad andare avanti. Abbiamo vinto. Ah! Non male per una novellina. Forse riusciresti a vincere contro Denti Rossi. Sempre che non lo faccia io. Accomodati pure. Ax ha trovato una nuova pista del Clan del Cielo, a est del bastione. Vieni a provarla. Se voglio battere Denti Rossi, devo allenarmi con gente alla mia altezza. Come a est del bastione? Se passo di lì, forse. Inizio ad affilare le frecce. Tra le altre cose, ragazzi, non possiamo fare la gara che vogliamo, le dobbiamo fare per forza in ordine. Quindi, l'unica cosa che quello lì ha detto a est del bastione, ma se non mi sbaglio è a ovest del bastione. Perché est è a destra. Ok, siamo qua, il problema... Ah, c'abbiamo pure il falò. Abbiamo. Ok ragazzi, andiamo a prendere un attimo questo falò. Tra l'altro ce l'abbiamo in ferrerite. Eccolo qua. Dove sta? E qua così facciamo un po' di allenamento prima della gara. Forza ferrerite. Ragazzi, questa gara qui è probabilmente la più difficile, perché c'è un'inversione a U e uno dei grossi problemi è che la strada è veramente stretta e il ferrerite si incastra. Okay. Candida lacrima. Vai. Ax. Eccoti, bene. Speravo di vederti. Oggi avremo tra noi un ospite speciale. È vero! Ci sarà Denti Rossi, giusto? Gli sarà giunta voce che ha una degna rivale. Vinci questa gara e forse il nostro campione in carica ti sfiderà. Dalle ciò che le serve, Ax. Senz'altro. Pronta a mostrarci quello che sai fare? Vai. Sono pronta. Ci vuole un sacco di sangue freddo, ragazzi, non stiamo sui lati, dobbiamo assolutamente evitare che il ferrariete si incastra. Vai. Prendiamo pure un po' di roba, le frecce se le troviamo. Per adesso non facciamo niente, ragazzi, non facciamo niente. Cerchiamo questa mappa qua, però la dobbiamo prendere. Perché qua davanti, quadrato, ci dovrebbe essere verso l'inizio una inversione a U. Quadrato. Oh, non mi lascerà dietro. Questi qua si sono autoeliminati tutti quanti. Abbiamo ripreso un po' di vantaggio. E qui ci sta l'inversione a U, ragazzi. Qua dobbiamo assolutamente evitare che il ferrariete si incastri. Ok. Là c'è anche un'altra vampa. Adesso possiamo recuperare. Adesso dobbiamo recuperare, ragazzi. Dobbiamo dare il massimo. Altra vampa. Andiamo a quello di avanti se ci usciamo. Vai, Loi, vai. Abbassiamo. Questi dietro. Ancora ci abbassiamo. Stanno col fiato sul collo. Non ti permettere. Mamma mia, ce l'ho quasi fatto incastrare questa. Prendiamo un'altra vampa. Vai, vai.
No, recupera. Qua li lanciamo dietro. Ti saluto. Ma questo da dove è uscito? Ha preso una strada alternativa, probabilmente. Adesso andiamo. Abbiamo pure un'altra mazzata. Ecco, questo dovevamo evitare, ragazzi. Però dovremmo essere sempre in prima posizione. Facciamo questa. Ok, siamo primi. Quadrato. Non vi permettete da là dietro. Quadrato. Ci serve una vampa per lo sprint finale. Quadrato. Un altro quadrato. Ancora quadrato. Sono tutti qua dietro che cercano di spezzarci. Non ce l'abbiamo la vampa per lo sprint finale. Vediamo se riusciamo a distruggere quello. Siamo riusciti, però abbiamo preso pure noi. Abbiamo preso anche la vampa per lo sprint finale. Ma la facciamo lo sprint finale. Recupera, recupera. C'è un'altra vampa a sinistra. Un'altra vampa a sinistra. Vai, vai, vai. Bastati. Allora, qua possiamo tagliare un poco. Un'altra vampa. Non ti permettere. Vai con la vampa, vai. Bastati. Ragazzi, questa qui era veramente difficile. Quando l'abbiamo fatta in live, mi sa che ci ho provato per un'ora e alla fine mi sono arrabbiato e abbiamo cambiato il gioco, perché sennò grazie. Mi incastravo sempre. Le cose importanti sono premere il quadrato, recuperare velocemente e prendere le vampe. Una tale furia è stato splendido. Oh, allora parli. Volevo dire agli altri che ho trovato una nuova pista a sud del deserto. Credo che sarà una gara più stimolante delle altre. Sempre se hai il coraggio di affrontarla. Parla uno che ha paura di mostrare il volto. Vedrai i miei demoni se io vedrò i tuoi. In pista, ovvio. Oh, mi vuoi sfidare ora? Quando sarà il momento. Non puntarmi addosso quell'arco senza usarlo. Che premura. Ci vedremo sulla pista. Ragazzi, questo Denti Rossi, ci sarà uno spoiler dopo, perché adesso che vinciamo la gara vediamo chi è. E ci sarà anche uno spoiler per quel che riguarda Horizon Zero Dawn, Forbidden West, voglio dire, perché quello lì è un personaggio che già abbiamo incontrato. Questo qui perché abbiamo abbandonato l'incarico. Sabbie ferme, ecco qua. Andiamo a prendere il falò che sta proprio qua dietro. Quindi ragazzi, se non vi volete prendere lo spoiler, sostanzialmente dopo la gara potete staccare. Ok, parliamo pure. Ok, sabbie ferme. Abbiamo già il falò perché l'abbiamo preso quando abbiamo fatto le missioni a Las Vegas. Probabilmente ce l'avete anche voi. Ragazzi, questa qua è tosta. Denti Rossi ha trovato un'ottima pista. Oh, però ci dobbiamo prima riposare al falò, perché giustamente a Las Vegas la notte è più bella, ci sono le luci. Ok. Allora, questa gara qui, ragazzi, è parecchio difficile, perché è corta e wow, i tizi vanno un sacco pista, più veloci, ragazzi, di noi. Questa volta voglio vincere. Ma se perderò, assicurati di batterlo anche a nome mio. Senz'altro. Forza. La notte chiede sangue e olio. Sei pronta? Denti Rossi, gareggiamo. Ci sono. Mi raccomando, anche la lancia, anche la lancia è buona, recupera. Recupera.
Abbiamo sbagliato, stiamo sbagliando tutto, ragazzi. Però non fa niente, ce la possiamo ancora fare. Vampa. Abbassiamo. C'è un'altra vampa qui. No, ho preso la vampa. Avevamo preso. Siamo terzi, ce ne stanno due davanti. Cerchiamo di colpire quello che sta avanti a tutto. Non so se ce la facciamo a prenderla qui. Abbiamo preso. Vai. Passiamo. Recupera. Attiva. No. Prendiamo questa. Poi lo diamo. Grazie, credo. No. Diamolo. Da destra c'è una vampa. Ok. Diamo a questo. Non so se abbiamo anche preso. Abbassiamoci. Andiamo a questa. A destra c'era una vampa, non l'abbiamo presa. Abbassiamoci. Vai, Ferrariete, vai. Siamo vicini. Qua c'è una vampa. Usiamola. Credo che ce l'abbiamo fatta. Sono prima. Una vittoria ben denti meritata. Russi. Ora meriti di parlarmi faccia a faccia. Neil. A parte che non ci assomiglia nemmeno. Sono stato molto bravo. A parte quando hai cercato di buttarmi fuori pista. E poi noi lo avevamo ucciso, Neil. Un vecchio amico meriterebbe purtroppo più di una stretta di mano, non credi? Abbiamo ucciso banditi insieme. E per motivi diversi. Non so se fossimo amici. Oh sì, ora più che mai. Specie da quando siamo passati a giochi ancora più divertenti. Oh, guarda qua. Non uccidete più. Dicevi che la gioia di uccidere è troppo intensa per rinunciarvi. Ma ti sei lasciato alle spalle quella vita. Ancora mi chiama. Il sangue che bolle, l'arco che si tende. Ma poi corro. Il pericolo a ogni curva, a ogni colpo ben mirato, la freccia che sfiora la pelle. È quasi come danzare con la morte, a una distanza perfetta, ripetibile e perciò infinita. E posso condividerla con altri che apprezzano il sapore del sangue e dell'acciaio. Ah, è sufficiente a calmare i demoni. Sai di cosa parlo, o non saresti qui? I miei demoni sono diversi dai tuoi, Neil. Le gare. Quindi... gare? Ah, sì, sono sorpreso quanto te. Per caso o per destino, sono finito nel deserto alla ricerca di emozioni. E li ho visti cavalcare. Il bagliore dell'acciaio in corsa, zampe di metallo macchiate di sangue. Ah, ero sopraffatto. Correre sul filo fra vita e morte è qualcosa di meraviglioso. Descrizione calzante. L'Ovest proibito. Come sei finito qui? Soprattutto dopo che ti ho ucciso. Dettagli noiosi. Sappi solo che Meridiana continua a vivere in pace, grazie a te. Un uomo con un arco può annoiarsi in un posto simile, così sono tornato in questi luoghi. Eri già stato nell'Ovest proibito? Durante i giorni rossi, sì. Ho cari ricordi di quella campagna. Non credo proprio che cari sia la parola giusta. Ho fatto ciò che era richiesto a quei tempi. Qualcuno direbbe che era troppo, ma credo che i Tenakt lo capissero. Loro amano uccidere e ne sentono il bisogno. È un linguaggio che abbiamo in comune. Vorrei poter dire che hai torto. La maschera. Quindi
La maschera, la corazza. I Tenakt non avrebbero mai corso con un Karja. Quando sono tornato a Ovest, sapevo che vagare per le terre dei clan avrebbe attratto tutto il sangue che volevo. Così è stato. Ma ho capito che per cavalcare con i Tenakt avrei dovuto rinunciare ai miei inutili duelli. Non si può correre con i morti. Quindi ti sei dato un freno. Diciamo. Sulla pista non esistono freni. Chissà, forse un giorno la maschera non sarà più necessaria. Del resto tutti qui mi conoscono per la velocità della mia cavalcatura e il morso delle mie frecce. E i Tenakt rispettano i vincitori persino più di quanto amino le loro faide. Ma per ora intrattiene a dovere i bambini. Devo andare. Sono lieta che tu sia felice. Adesso ci attende la ricompensa. Sollevata, in realtà. Credo. Tranquilla, niente sostituirà la nostra amicizia. Non ero preoccupata. Sai, potresti unirti a noi. Vivere senza i vincoli del sentiero angusto che ti sei creata questa volta. Grazie per l'offerta, ma sto bene così. Lo immaginavo, ma se volessi sfogarti mi troverai sulla pista. Giuro che non sarò mai clemente. So che è il tuo modo di essere gentile, quindi grazie. Denti rossi! Smettila di monopolizzare l'ospite. Aloy, tu vuoi festeggiare anche con noi, vero? Vi lascio fare. Ci vedremo quando vorrai, Aloy. Allora, che cosa si nasconde sotto la maschera? Solo per i vincitori. Ci hai provato. Non festeggiate troppo. Qualcuno dovrà pur correre. Solo non ammazzatevi prima che arrivi. Bella, ragazzi, e adesso la ricompensa. Sono lì in quel baule. Allora, questo è un arco. Adesso lo faccio vedere. Leggendario. Dove sta? Eccolo qua. È un arco da guerra. Che però, vedete, ragazzi, fa 30 danni normali e 66 da lacerazione. Mentre il nostro arco, dove sta? Fa 37 e 81. Però con quelle avanzate fa 53. Adesso non so se quando... Probabilmente adesso sì. Aspetta, ci vuole un tavolo da lavoro. Facciamo così però. Facciamo usa e lo mettiamo al posto della fionda. Tanto non credo che la utilizziamo. E poi... come danni ci mettiamo... Danni agilità sì, perché combatteremo credo quasi sempre da vicino. Danni furtività no, lacerazione componente no. Potenza atterramento, questo qua già è preso. Questo qui, furtività, atterramento. Ragazzi, siamo inguaiati a bobine. E lacerazione componente, danni da impatto. Dobbiamo andare così per adesso. Dobbiamo farmare un po' di bobine. Prima di lasciarci però voglio andare a un tavolo da lavoro. Ah, poi dobbiamo mettere anche le abilità. Non c'è un falò qua. C'è un falò qua. Perché secondo me diventa molto forte. Però dobbiamo vedere. Soprattutto per adesso non possiamo utilizzare le frecce avanzate. Andiamo in un rifugio. Rifugio questo qua. Questo è un rifugio pericoloso perché potrebbe venire... una macchina pesante, o almeno una volta mi è capitato, non so come mai. Andiamo qua, banco da lavoro, potenziamento arma, dove sta? Eccola qua. Non ci dà le frecce avanzate. Però questo qui scocca un sacco di frecce, lo dobbiamo provare. Tipicamente gli archi da guerra non mi piacciono tanto, però magari facciamo qualche esperimento. Prima di lasciarci mettiamo anche l'abilità,
Io direi di andare. Questo qui, guerriera, era quella che ci serviva di più. Cacciatrice. Carica valorosa questa qui. Maestra arciera. Mettiamo prima queste qui delle trappole, va. Resistenza alle trappole. Tiriamo le trappole più in fretta, che forse è una cosa buona, perché ci mettiamo sempre 3 ore per fare una trappola. E poi durata cibo pure potrebbe essere interessante. Ragazzi, detto tutto ciò, la puntata finisce qui. Noi ci vediamo domani con una nuova puntata del Let's Play di Horizon Forbidden West. E quello che faremo, andremo a completare, credo, le secondarie del bastione. Tra l'altro è uscita anche una qui. Chissà come mai. Lo vediamo domani. Ragazzi, un saluto. Ciao!